Signor Santoro, buongiorno. Siamo sulle tracce di 9 milioni di euro che sarebbero spariti dalle casse dell'ATC. Sappiamo che lei era il direttore generale, quindi che fine hanno fatto questi 9 milioni di euro? Lui è Pierino Santoro, ex direttore dell'ente Case Popolari di Asti, in Piemonte. Per 10 anni, indisturbato, avrebbe sottratto dalle casse dell'ATC 9 milioni di euro, oltre 17 miliardi delle vecchie lire. Soldi pubblici, li avrebbe girati sistematicamente sui propri conti correnti fino a quando nel 2014 l'hanno scoperto. Ci mettiamo sulle sue tracce e lo troviamo a Torino. Che fine hanno fatto questi 9 milioni di euro? Condannato, Santoro ha patteggiato 4 anni e 2 mesi e restituito subito allo Stato 800 mila euro, meno di un decimo di quanto rubato. Gli sono stati confiscati terreni, auto di lusso, moto, case e anche questa villa con piscina a Mongardino, nell'Astigiano. Ma intanto l'ex manager ha fatto ricorso e ora aspetta la sentenza della Cassazione il 29 ottobre, sperando di evitare il carcere. È vero anche che ha chiesto la pensione di invalidità di 280 euro al mese? Ma ha fatto domanda anche per un posto di lavoro? Santoro non risponde. Eppure l'ASL di Torino gli ha riconosciuto una grave forma di ansia e depressione e una invalidità dell'80%. Per la depressione viene anche ricoverato in una casa di cura di Bra, in provincia di Cuneo. Ma la Guardia di Finanza lo intercetta al telefono. Dalla clinica Santoro avrebbe chiamato i familiari, un ufficio postale e le banche per nascondere i conti. Ed era talmente depresso da andare con una escort per distrarsi. Ciao amore, dimmi. Senti un po', io non so dove hai tu lo studio. Dov'è che ricevi? Ah, Bra, via. Ma sei tu quella della fotografia? Sì, sì, amore, appena arrivato qua, adesso non ho potuto fare bene tutto. Bellissima ragazza. Sì, sì, è bionda e magra. Ma sei tu Lara, no? Sì, sì, amore, a che ora venire? Adesso arrivo. Vedo di trovare sto posto e arrivo. Dove sei? Io sono qua sotto, ma a chi devo suonare? Vieni primo piano, prima porta a sinistra, me da un minuto. Ma mi apri? Sì, sì. Grazie. Nelle intercettazioni non c'è solo la bellissima escort, ma anche un fantomatico lancio di 500.000 di euro nelle torbide acque del fiume Tanaro. Santoro lo racconta alla madre. Io avevo 500.000 euro in casa dentro quella busta. Gli ho detto che ho buttato tutto nel Tanaro in Corso Savona, gli ho detto. Ha capito? Ho buttato via la busta e c'era dentro anche la carta. Io avevo paura, gli ho detto. Avevo paura, timore, terrore. Ero terrorizzato dalla vicenda. Ha capito? Gli ho detto. E proprio qui, lungo il fiume Tanaro, è stata organizzata addirittura una caccia al tesoro per ritrovare i 500.000 euro, ma senza risultati. Poi, al telefono con un'avvocatessa, Santoro svela che tutti sapevano che rubava e che non era nemmeno l'unico ladro. Ma nessuno per 10 anni aveva mai denunciato. Tutti sapevano che rubavamo. Poi ho detto, è chiaro che qui adesso lo sanno tutti, non sono mica mandrake per forza che non sono da solo. Lo sanno anche i bambini. Sai come dice Cettola Qualunque? Se mi metto a cantare io poi, hai capito? Sto andando alla vista psicologica per tutti. Santoro, quindi questi 9 milioni di euro spariti. Spariti proprio. Vedete, il problema non è che questo andava a prostitute. Il problema è che persone come lui mandano a puttane l'Italia, capite? Avete capito bene? Questo è il problema. E la cosa che mi ha colpito di più di quelle che ha detto è quando ha detto, ma lo sapevano tutti. Tutti lo sapevano. Tutti, ora fanno finta anche quelli che mi accusano, dicono, lo sapevano tutti.